amici di ProMirrorless.it, con questo breve filmato voglio parlarvi del nuovo software di elaborazione dei file RAF, i file RAW proprietari di Fuji, chiamato Fujifilm X-RAW Studio. Un software che, come vedremo, è estremamente semplice ed è molto pratico, tranne che per un grande, a mio parere, difetto che vi dirò, o lacuna o mancanza che vi dirò fra poco. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito del produttore, quindi andate praticamente nella pagina support dove si possono scaricare sia i firmware che software appunto di Fujifilm. Vi ricordo che ad oggi è disponibile, questo software supporta solamente l'X-T2 e la fotocamera GFX. Per poterlo fare occorre scaricare il download, bisogna scaricare il firmware in download del 3.0 che, come vedete, appunto nelle specifiche, oltre ad alcune migliorie che riguardano l'autofocus, appunto supporta il Fujifilm X-RAW Studio. Ok, una volta che avete installato tutto quanto, scaricato tutto quanto, vi servirà praticamente la connessione dati, quindi il cavo USB che è in dotazione con la vostra fotocamera, e occorre collegare la fotocamera al computer per poter elaborare le immagini, perché il processore utilizzato per l'elaborazione delle immagini non è quello del computer, ma è quello della fotocamera, ok? Il perché questo è stato fatto non lo sappiamo, probabilmente per rendere più veloce l'operazione e rendere anche, come dire, permettere anche possessori di fotocamere, di computer non particolarmente di ottima qualità come prestazione, di poter comunque utilizzare velocemente le immagini. Quindi occorre impostare nel menu della fotocamera conversione RAW da PC, attaccare ovviamente il cavo USB e il gioco è fatto. Le immagini devono risiedere fisicamente su un hard disk o sul computer, quindi non sulla fotocamera, cioè non vengono post prodotte le immagini dalla fotocamera, ma vengono post prodotte le immagini sul nostro hard disk. In questo caso, vedete, in questo pannello abbiamo appunto il nome dell'hard disk e tutte le cartelle praticamente dove sono alloggiate le foto, quindi abbiamo la visione fisica, ok, vedete, in questo caso è alloggiata in questa cartella, è una visione fisica del nostro hard disk. Abbiamo l'istogramma che ci indica sia il valore di luminanza, ma anche le cromie rosso, verde, blu, e poi i dati EXIF della fotocamera. Quindi il pannello di controllo è molto semplice, non ci sono tra l'altro preferenze particolari da attivare o non attivare, cioè qualcosa di veramente molto immediato. Attualmente il software è disponibile solo per piattaforma Mac, ma i primi dell'anno dovrebbe essere disponibile anche per PC e, come dicevo, supporta attualmente solo di X-T2, ma a breve dovrebbe essere supportata anche la X-Pro2, l'X100F, l'X-T20 e, insomma, in sostanza i modelli un po' di punta del marchio giapponese Fujifilm. Ok, andiamo a vedere un po' come funziona. Sulla sinistra abbiamo visto, diciamo, i pannelli di controllo, sulla destra abbiamo un pannello molto molto semplice da utilizzare che rispecchia perfettamente e fedelmente tutte le impostazioni che possiamo modificare dalla nostra fotocamera. Intanto possiamo ruotare l'immagine, ad esempio possiamo dirgli di fare una rotazione a sinistra per avere una corretta visuale. Possiamo modificare l'esposizione sopra e sottoesponendo, possiamo modificare la gamma dinamica nella modalità di R100, 200, 400 solo se impostata su auto, sulla fotocamera. Possiamo cambiare la simulazione della pellicola, ad esempio in questo caso proprio standard, ma potremmo mettere un proprio vivace che di fatto è il Velvia, giusto per farvi vedere un po' l'effetto e come viene modificato. Avete visto che la conversione è piuttosto rapida. Possiamo applicare o meno della grana, ok, se ci piace. Possiamo modificare il bilanciamento del bianco, ad esempio in questo caso potremmo addirittura andare o utilizzando il preset oppure impostare la temperatura colore, potremmo dirgli ad esempio di renderla un pochino più calda l'immagine. Ovviamente è una scelta, come vedete è molto più calda rispetto a prima. Possiamo andare a modificare la tonalità dei rossi e dei blu, in sostanza lo shift colore, solo se è impostato sulla fotocamera. Possiamo modificare il tono delle alte luci e delle ombre, ad esempio potremmo aumentare un pochino il contrasto nelle alte luci
e potremmo aumentare il contrasto nelle ombre per dare all'immagine un look un pochino più contrastato, appunto, un pochino più grintoso. Possiamo decidere di aumentare o diminuire la saturazione, ok? Possiamo praticamente aumentare la nitidezza o ridurre la nitidezza. Se vogliamo, possiamo ad esempio vedere l'immagine al 100%, come vedete cliccando su quell'icona io ho la possibilità di vedere praticamente l'immagine al 100%, vi riporto, ok, dove è stato fatto il punto di fuoco, tenete conto che è un'immagine scattata a 2500 ISO la sera, quindi tarda serata, dove c'era davvero poca luce. Possiamo aumentare o ridurre il rumore, ad esempio possiamo dire di azzerare la riduzione rumore e vediamo un po' l'effetto che praticamente esce fuori. Come vedete l'immagine è molto meno impastata e c'è un leggerissimo rumore che a mio avviso è anche molto piacevole, l'immagine è molto più naturale. Possiamo attivare o disattivare la correzione delle impostazioni dell'ottica, insomma dei difetti, diciamo, dell'obiettivo, modificare lo spazio di lavoro e ruotare praticamente l'immagine come abbiamo fatto prima. Se questo profilo ci interessa, possiamo salvarlo, ok, ritorniamo intanto ad una visione normale, possiamo salvarlo e definirlo ad esempio profilo prova. Ok, a questo punto diamo l'ok, non facciamo nient'altro, lo vediamo, questi sono i profili salvati dall'utente, in questo caso da me, quindi vedete profilo prova e profilo verve prova che ho già creato precedentemente. Se ad esempio io prendo un'altra immagine, prendiamo questa immagine, applico, aspettiamo che si carica, applico il profilo verve prova e come vedete ha applicato le impostazioni che io avevo in questa immagine qui, ok? Quindi la stessa immagine. Adesso si ricarica le impostazioni, quindi le tiene in sostanza in memoria, questo è molto utile, non dobbiamo farlo più volte, le possiamo applicare a tutte le immagini che hanno una, come dire, un'ambientazione, una circostanza più o meno simile. Tenete conto però che se modificata anche la rotazione dell'immagine, verrà modificata anche l'immagine successiva, subirà una rotazione esattamente nella stessa direzione, nello stesso verso. Ok. Questo è di fatto un po' il funzionamento del software. È interessante che possiamo fare una sorta di A/B test, cioè di un prima e dopo, quindi prima e dopo, e possiamo vedere la differenza delle correzioni che sono state applicate praticamente all'immagine. In questo momento, ecco, sta caricando. Adesso le differenze sembrano simili se non minime, perché le modifiche sono davvero ridotte, ma se noi avessimo applicato, ad esempio, il Classic Chrome come profilo, che è molto diverso rispetto al Provia, dovremmo vedere una differenza, esatto, piuttosto evidente rispetto a praticamente prima. Quale ci piace di più o di meno, ovviamente è soggettivo. Una volta che abbiamo fatto le nostre correzioni, possiamo convertire l'immagine RAW. Ecco, dov'è, a mio avviso, il limite di questo sistema? È che la conversione, tra l'altro, non è possibile scegliere neanche la destinazione d'uso, nel senso che la destinazione del file è quella dove il file RAW originario è alloggiato e quindi non c'è modo di modificarlo, ma soprattutto la conversione è solamente in JPEG, cioè se io modifico praticamente l'immagine, vedete che in questa diciamo, barra delle anteprime che ci fa vedere il contenuto della cartella, io avrò praticamente un'immagine JPEG, cioè avrò il file RAW originario indicato dall'asterisco, il file JPEG che avevo convertito precedentemente applicando il profilo Velvia Prova e poi il file invece nuovo che ho appena convertito in cui è stato applicato il Classic Chrome. Quindi avrò di fatto due immagini JPEG. Qual è il limite, dicevo? È il fatto che non posso convertire in TIFF, ad esempio. Sarebbe stato interessantissimo poter convertire l'immagine in TIFF in modo tale da poter sfruttare al 100% la matematica e la qualità, colore e le informazioni contenute all'interno del file e poi importare i TIFF per un'elaborazione più, come dire, minuziosa all'interno di un altro convertitore RAW come può essere appunto Lightroom, Capture One, eccetera, eccetera. Trovo questa una mancanza molto grave, cioè veramente una svista assurda. Tra l'altro la conversione in TIFF è possibile per le fotocamere GFX, quindi in questo caso c'è una sorta di discriminazione tra un sistema e l'altro. E quindi a mio avviso, almeno per esempio per il mio tipo di workflow, cioè di processo di lavoro, questo software è di fatto scartato, cioè non posso utilizzare praticamente l'immagine,
se non pronuso veramente così, quando devo fare una post-produzione, un editing veramente veloce, ok, piuttosto che farlo dalla fotocamera, lo faccio dal computer, ho, come dire, più rapidità, più possibilità di controllo, ma niente di più. Ed è veramente un peccato, perché l'idea di Fuji è un'idea davvero